Resta in prognosi riservata in terapia intensiva all'ospedale Ceccarini di Riccione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 18enne comasco di origini albanesi accoltellato a Riccione nella notte tra sabato e domenica, al culmine di una rissa che ha visto coinvolti altri 3 comaschi di età compresa fra 17 e 19 anni e un gruppo di egiziani. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, alla base dell'episodio ci sarebbero questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Poliziotti e carabinieri hanno arrestato 7 persone. Per i 3 comaschi, 2 dei quali feriti in modo lieve, l'accusa è di rissa aggravata, mentre gli aggressori devono rispondere anche di tentato omicidio. Denunciato dalle forze dell'ordine un 4° comasco coinvolto, un 17enne residente in provincia. È caccia rapinatore che sabato notte ha tentato il colpo al Blue 9 Hotel di Novedrate. Un blitz andato a vuoto senza bottino, ma nel quale un ragazzo addetto alle pulizie è stato ferito alla gamba da un colpo di proiettile. Portato in ospedale al Sant'Anna, non è comunque in pericolo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Cantù. Potrebbero essere decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Carnagione chiara, il rapinatore indossava una felpa con il cappuccio calato sul viso, occhiali da sole scuri e una sciarpa. Inseguimento nella notte fra Cermenate e Bregnano. I carabinieri del radiomobile di Cantù hanno arrestato un marocchino 36enne già noto alle forze dell'ordine, che non si è fermato all'alta della pattuglia a Cermenate, all'altezza di via Caio Plinio, ed è fuggito prima in auto, poi a piedi. Il marocchino, residente a Cermenate, è stato rintracciato a Bregnano e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale per detenzione dei coltelli trovati nell'auto.